Raccolta, caratterizzazione e propagazione di germoplasma di specie erbacee, arboree, ortive e floricole di interesse agrario a rischio di erosione genetica nel territorio della regione siciliana. Questo è il tema del workshop svolto a Caltagirone nella sala convegni della cantina Iudeca, che ha chiamato a raccolta docenti esperti in materia di ricerca scientifica nel filone dell'agricoltura. Daniela Romano, docente di agraria all'Università di Catania, ha relazionato sulla biodiversità autoctona e tradizionale, una risorsa per il florovivaismo siciliano. Praticamente è un progetto che ha interessato numerosissimi ricercatori di diverse aree disciplinari, tutte animati con uno stesso obiettivo: recuperare vecchie cultivar presenti nel territorio siciliano che hanno una grande importanza e valenza e che sono a rischio di scomparsa. E poi c'è una fase, che è questa che stiamo sviluppando, che è quella di divulgazione dei risultati, anche perché praticamente le varietà che sono state conservate, caratterizzate, verranno poi messe anche a disposizione degli agricoltori interessati. All'iniziativa finanziata nell'ambito della misura 214 del PSR 2007-13 è intervenuto anche il professor Giovanni Mauro Micale, docente ordinario di agraria, che si è soffermato sul tema della valorizzazione della biodiversità cinaricola siciliana, con particolare riferimento alle colture dei carciofi. La biodiversità nel settore cinaricolo è importantissima ai fini della valorizzazione di questo prodotto. Quello che abbiamo fatto in questo progetto è stato quello di raccogliere, identificare e caratterizzare tutti gli ecotipi locali siciliani di carciofo. Li abbiamo messi in collezione, li abbiamo studiati, abbiamo studiato il loro valore agronomico, il loro valore biochimico, il loro valore funzionali ai fini di una possibile valorizzazione di questo prodotto. All'iniziativa, che si è svolta in collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori e il dirigente dell'Ufficio Intercomunale Agricoltura ex SOAT di Caltagirone, Carmelo Nicotra, hanno preso parte anche altri ricercatori che hanno effettuato sperimentazioni sui campi. Conclude Calogero Giancona, dirigente provinciale della CIA di Catania. Si deve fare sinergia non soltanto con le aziende che sono nel territorio lasciate a se stesse, ma si deve fare sinergia con tutte le istituzioni che operano a servizio del mondo agricolo.